Buongiorno anche a te, amore mio. Buongiorno, Gerudember. Cos'è che mi devi raccontare? Davvero? E poi? Ma non dirmi, ma non dirmi! Sul serio? E poi se ne va. Questo è Denver. Gatta Stellina invece, se ne sta sempre qua su questo cuscino che ormai ha praticamente la forma di Gatta Stellina. Denver in sottofondo. Ciao patatina. Lo sai che Denver deve essere sempre il protagonista? Lo so, gatta, lo so, lo so. Buongiorno. No, fa le fusa. Patatina. Ciao Stellina, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno ragazze, mi sto già truccando, ho messo l'SPF rigorosamente 50 e adesso sto applicando il fondotinta, questo è di Estée Lauder, è quello che ho preso ad Istanbul e se avete visto il mio ultimo video sia su TikTok che su Instagram ho fatto un mini esperimento per vedere quanto olio contengono i miei fondotinta preferiti e questo è tra i due che si sono comportati meglio, che contiene meno olio, quindi utilizziamo questo. I capelli sono un po' cespugliosi oggi, non facciamoci caso, sto cercando di disintossicarmi dalla piastra, ragazzi, perché la utilizzavo veramente. Cioè, troppo, ad ogni lavaggio passavo la piastra per piastrarli, anche se i miei capelli sono completamente lisci, ma solo per togliere il crespo. Quindi adesso, siccome si sono spezzati parecchio grazie a questa cosa, sto cercando di utilizzarla un pochino meno, cioè perlomeno non ad ogni lavaggio. Sto per uscire con Lisa, volevamo fare una visita alla barchetta dei gatti che c'è qui ad Amsterdam. È bellissimo perché qui non hanno gatti randagi e i pochi gatti senza casa che ci sono hanno una loro casetta sul canale, proprio una barchetta, una casa barchetta, con dei volontari che si prendono cura. E io ci sono già stata, siccome Lisa non c'era mai stata, volevamo andare, basta, si può entrare gratuitamente, basta lasciare un'offerta oppure portare del cibo per gatti. Quindi se venite ad Amsterdam, visitate la barchetta dei gatti che si trova sul canale Single, super super consigliata e hanno sempre bisogno di qualche offertina, insomma. Poco fa però ho controllato su Google Maps, tanto per vedere gli orari, per essere certe che fossero aperti e ho visto che di giovedì sono proprio chiusi, quindi mi dispiace un sacco perché ne abbiamo parlato e volevamo proprio andare oggi, ma ci organizziamo la prossima volta. Volevo approfittare in questo video per chiedervi come sono le temperature in questo momento in Italia. Come sapete, la prossima settimana rivedo finalmente il mio ragazzo e poi partiamo per questa destinazione in Italia che non vi svelo, ma già tantissimi, tantissimi avete capito di quale destinazione si tratta, ma vorrei approfittare per questo video per chiedervi come sono le temperature in Italia, perché io non ci capisco nulla. Prima leggo che fa freddo, poi leggo che la gente va al mare, non si capisce nulla. Perché qui, ragazzi, le temperature sono praticamente autunnali, ci sono 15 gradi, infatti mi vedrete uscire con il cappottino, ma non sembra di essere quasi a giugno qui veramente. E vorrei capire invece se in Italia è arrivata l'estate oppure no, anche perché non so come vestirmi. Matita sopracciglia, utilizzo la Gimme Brow più Volumizing Pencil di Benefit. Questa è in colorazione 3. E la destinazione è una destinazione balneare, quindi vorrei anche capire se riuscirò a fare il bagno oppure no, perché il mio fidanzato è canadese, quindi io non ho un minimo dubbio che lui sia capace di tuffarsi in acqua a qualsiasi temperatura, perché mi diceva che facevano il bagno nei laghi canadesi, quindi posso immaginare, ma io, che sono, non sono esattamente temperata a quelle temperature, spero ci sia caldo abbastanza per farsi il bagno. Illuminante Hollywood Glow Glide di Charlotte Tilbury. Questo è in colorazione Champagne Glow. Non applicherò ombretti, ma un pochino di illuminante non può mai mancare, specialmente sull'angolo interno. Sapete che è un trucchetto che adoro perché illumina tantissimo lo sguardo e lo fa apparire molto più sveglio. E ne ho bisogno perché ho lavorato tutta la notte al video che uscirà oggi alle 17:30, quello
in cui rispondo ai commenti degli haters più cattivi, veramente. Cioè, è stato un video difficile da girare perché io poi sono sensibile, poi ci ripenso. Mascara, applico il Lash Idol di Lancome. Io amo questo mascara. È incurvato, pettina benissimo le ciglia, le alza un sacco. È stata una scoperta puramente casuale. Ho trovato nel calendario dell'avvento di Lancome e me ne sono innamorata. Guardate che risultato pazzesco, che cigliozze fa. È fantastico. Rossetto, applico questo di Chiara Ferragni. Lo sapete, io adoro questo nude. È la tonalità numero 5. Risultato finale del nostro trucco, molto molto easy, molto molto naturale, leggero, e amo troppo questo rossetto. Outfit di oggi, lo so che vi farà stranissimo vedermi con il cappotto, ma ripeto, qui ci sono 15 gradi, quindi ho questo cappottino, jeans presi su Asos, sono Asos Tall, adoro la linea Tall, e scarpe Valentino. Sto approfittando di questo tempo di mezza stagione per mettere queste scarpe, queste ballerine che io amo. Cappottino, non mi ricordo onestamente dove l'ho preso, ma penso su Zara. E poi, come borsa, oggi la mia baby è questa Jumbo Chanel. Siamo da Hunk Müller, che sarebbe un po' il nostro equivalente di Intimissimi, a fare un po' di shopping. Questo negozio è bellissimo, ce ne sono un sacco da Hunk, ma questo è il mio preferito. È gigantesco ed hanno un sacco di robine molto molto carine. Siamo appena state anche da Calzedonia a vedere i costumi. Hanno sia completini intimi in realtà che abbigliamento da casa e costumi. Ho visto adesso che hanno anche qualcosina che da noi da Intimissimi non c'è. Ma siamo in Texas o siamo... Oddio, ci guarda quanti! Sono di moda? Ma in estate li mettiamo, ragazzi? Spiegatemi sta cosa. Sto vedendo un sacco di zeppe e mi sembra di essere tornata quando avevo 13 anni e le avevano tutti. Siamo alla ricerca di qualcosa di dolce per il post aperitivo. Bellissima giornata oggi. Trovato dolcetto, prenderemo questi cupcake. Sono red velvet, cioè vaniglia e caramello. Hanno un sacco di robe buone qui. E anche il locale è molto carino. Siamo davanti a casa di Lisa, guardate che meraviglia, quante rose, ragazzi. Sono stupende, hanno un profumo pazzesco. Guardate la vista, che meraviglia. No, vabbè, bellissimo. No, vabbè, ma abbiamo pure la scorzetta d'arancia, ma ragazzi! Mi hanno detto senza problemi, in realtà, basta che non lo aggiorni più. Cheers! Dovete sapere, ragazzi, che Lisa è super brava in cucina e prepara sempre queste robe buonissime. Oggi abbiamo la focaccia, che tra l'altro io amo. Come fai tu la focaccia? Sei troppo brava! Semplice con rosmarino. Wow. Adesso facciamo aperitivo. Wow! Direi un super aperitivo. Formaggi olandesi, focaccia fatta in casa e la mortadella, ragazzi. Io non so, questo sarà il terzo? Terzo spritz, che cos'è? Non si sa. E non c'è due senza tre. Giusto, però il quarto viene da sé. Il quarto viene da sé, bravissima. Mentre il nostro aperitivo è quasi finito. Cheers. Cheers. Sto tornando a casa, ragazzi, anche se sono, mi giro un po' la testa dopo, a me bastano due bicchieri, mi gira la testa. Lisa mi ha dato un pezzo della sua focaccia buonissima, quindi super contenta. Arrivata a casa, adesso vi faccio vedere in quale stato sono i miei piedi quando io tolgo le ballerine di Valentino, perché ne abbiamo parlato ultimamente nei video. Vi ho detto di quanto sono belle, ma anche quanto sono dolorose. E ragazzi, questi sono i miei piedi quando io tolgo queste ballerine. Spero... Ah, benissimo, la vescica già si è formata. Eccola qua, di là sentite anche Denver che piange. Comunque sì, ogni volta che uso queste scarpe la vescica non può mai mancare. Fanno malissimo lungo tutta questa zona, tantissimo sul mignolo e ovviamente anche sul tallone. Ecco qua la vescica.
immancabile, le utilizzo da anni, ma ogni volta è sempre la stessa storia. Vediamo anche l'altro piede, che non ho dubbi sarà uguale, se non peggio. Fanno malissimo, non riuscivo più a camminare, ragazzi. Oh, oddio, vabbè, non guardate il fatto che non ho lo smalto ai piedi, in questo momento sono orribili, ma... Altra vescica, quando vi dico che veramente mi trovo male con alcune scarpe, non scherzo, ecco la prova. Vestaglietta comoda, questa è quella di Versace, come al solito ci facciamo i nostri 5 minuti qui di chiacchiere sul divano. Qui ci sono anche i gattoni, dov'è? Eccolo, gatto Denver. È offeso gatto Denver perché vuole ancora mangiare, ma la razione di pappa è sempre troppo piccola per lui. Gatto Denver. Niente, mi ignora. E qui c'è anche gatta Stellina. Ciao patatina. E se ne va lei. Volevo approfittare di questo video in cui posso chiacchierare con voi tranquillamente, non abbiamo un tema particolare, per ringraziarvi dei tantissimi messaggi belli che mi avete lasciato nel video in cui vi parlavo del mio ragazzo. Ne abbiamo passate tante assieme, voi ne avete passate tante assieme a me, quindi mi fa veramente tanto piacere vedere quanto mi volete bene, quanto siete felici per me, quanto siete protettivi per me, quindi sappiate che appunto ho letto ogni singolo commento come faccio sempre su tutti i miei video, su tutte le mie foto, su Instagram, ovunque. Vi ho sentito tanto vicini, ho sentito il vostro affetto, quindi volevo ringraziarvi davvero perché mi avete inondata di messaggi bellissimi e quindi mi avete insomma fatto commuovere, ecco, mi sono letta un po' tutti i vostri commenti e mi sono commossa. C'è da dire anche che ci sono stati anche altri commenti per niente carini, ecco, devo dire, purtroppo me l'aspettavo, è sempre così, sarò io matta che continuo a rimanerci male. Purtroppo la cattiveria, soprattutto quando parlo della mia vita privata, non manca mai, ma ci siamo abituati, so però che si tratta di un piccolo, ma piccolissima percentuale, mentre il 90% di commenti, di messaggi, insomma, erano super, super, super carini e sappiate che vi apprezzo tantissimo, ecco, non vi do mai per scontati e per me è importante che voi lo sappiate. Quindi mia family, io adesso mi mangerò un pezzetto di focaccia e poi mi metterò al montaggio di questo video, così sarò online domani alle 17:30. Vi mando un bacio gigante, come al solito il nostro abbraccio finale non può mai mancare, quindi venite qua che vi abbraccio forte 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 e io vi aspetto al prossimo video. Ciao.